Io mi recavo al lavoro dove andavo a Montalto di Castro, che avevo un lavoretto. Era il 13 maggio del 2003. Quando ad un tratto passato davanti a un auto Velox, guarda caso mi sono trovato in mezzo alle nuvole, perché la macchina al contachilometro ho visto che mi ha superato le 1053 all'ora. Allora ho chiesto luce a diciamo, mi è arrivata una controllazione a casa, il quale diceva che andava a 1053 km all'ora. Sono andato dalle guardie di Tuscania e gli ho fatto presente il caso. Allora loro sono stati non tanto garbati, non tanto ortodossi, i quali mi hanno mandato via. Io, stando a quelle cose, ero un po' nervoso, un po' come. Ho fatto marciapiede e ho truppato una macchina, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infatti, io e mio nipote abbiamo fatto un email alle Iene, le quali sono intervenute. Dopo mi hanno fatto passare dopo qualche giorno sulla Rete 1. Dopo se ne è interessato anche Canale 5, TG3. Poi Rete Oro, Cronaca Vera, un altro giornale regionale e poi un sacco di quotidiani locali. E io mi sono fatto un po' strada. Poi sono andato al Motor Show di Bologna e ho avuto la fortuna di incontrare Zanardi, che lui dice: però io a 1000 all'ora non andavo forte, però a 1000 all'ora non ci sono andato mai. Ho fatto una foto ricordo, me l'hanno pubblicata sul giornale. E allora queste cose girano, sono diventato abbastanza popolare. Poi un po' all'inizio ero un po' scontroso, nel senso che mi dispiaceva, invece dopo l'ho presa come un gioco, mi sono canalizzato un po' sulla filosofia e nel contempo ho avuto pure un po' di piacere. Magari certe volte la gente per strada mi riconosce e qualche volta un po' mi dà noia perché non sempre so. 100, al 100% disponibile a parlare con le persone, anche se ho diciamo una dialettica abbastanza veloce e sono pronto a rispondere a chi mi dice le domande, ma però certe volte esagerano, perché allora io certe volte sono un po' stanco e non ci voglio da rispondere a tutti, perché mi capitano tanta gente a me nell'arco della giornata che mi dicono: mille all'ora, come va? Va più piano, andavi troppo forte. E io ho avuto pure il modo di andare a Courmayeur con la macchina mia. E infatti, dopo ho detto due o tre parole di un locale, mi hanno subito riconosciuto. E questo mi è successo anche a Chamonix in Francia, un paese che ci istigo, al di là della Valle d'Aosta, al Dente del Gigante, cioè il Monte Bianco, il Dente del Gigante, e al di là sono andato col trenino. Beh, pure lì due persone mi hanno riconosciuto, guarda caso. Sì.